pregiudiziali. Partirei da quello che è stata la linea politica del Partito Socialdemocratico in quest'ultimo periodo. Una delle componenti essenziali della nostra linea politica è stata l'affermazione del primato della politica, quindi il corretto rapporto tra i partiti e il corretto rapporto tra i partiti e le istituzioni. Devo dire che su questa strada abbiamo incontrato non poche difficoltà, in quanto alcuni partiti che facevano parte della maggioranza da tempo non hanno organismi statutari che potevano rappresentare i partiti, bensì cariche istituzionali che nei vari periodi hanno creato delle alleanze, quindi determinando delle confusioni che non hanno giovato alla conduzione dei rapporti dei corretti rapporti che noi volevamo stabilire tra i partiti politici. Un'altra componente essenziale della nostra linea politica riguardava la trasparenza, la famosa trasparenza da tutti reclamizzata e da nessuno noi riteniamo voluta. La trasparenza nella gestione degli enti, che da tutti è ritenuta una delle cose più importanti, delle componenti più importanti per la lotta alla mafia, alla criminalità organizzata, al malaffare, e che ci sembrava importante, se vogliamo anche in qualche modo fermare, capire, aggredire il fenomeno dei morti ammazzati, che oggi non preoccupano più nessuno. E poi la terza componente della nostra linea politica, che rappresentava forse una novità, ma che calata nella realtà di oggi, negli ultimi anni, era una novità importante, che era quella di stabilire la centralità e il protagonismo delle forze vive della nostra società. Abbiamo pensato, abbiamo combattuto, abbiamo fatto una battaglia perché si realizzasse una crescita della classe dirigente locale, delle professionalità locali, dell'imprenditoria locale. Su questa linea si sono schierati tutti. Tutti si sono schierati a favore di questa linea. Anche qui poi abbiamo dovuto verificare che era un'affermazione di principio che non trovavo poi riscontro nella realtà. E quindi questa linea voleva dire una battaglia, una guerra contro la famosa sudditanza della quale la nostra terra ha una forte tradizione. E quindi un no agli emissari che venivano non tanto anche da Roma, ma da posizioni extraprovinciali certamente. E negli anni questa politica della socialdemocrazia, che era un partito di governo al comune e alla provincia, ha registrato delle grosse difficoltà. E noi abbiamo avvertito questo pericolo e abbiamo combattuto delle battaglie, e vi vogliamo dire qualche cosa. Si è verificata in quest'ultimo periodo un'autentica invasione di società di servizi e quindi di convenzioni nella nostra provincia. È un'invasione che ha interessato la Region, che a sua volta è una società di servizi dell'ASI, la Regione, l'Enel. Tutti sappiamo quello che è avvenuto in quest'ultimo periodo, quando l'Enel, iniziando con la società bonifiche del gruppo Italstat, è partita per fare quelle operazioni che oggi sono all'attenzione dell'opinione pubblica. Poi l'ANAS, le ferrovie e l'ASI, l'area di sviluppo industriale, un ente che non si vuole assolutamente normalizzare. Noi in questa direzione abbiamo fatto grandissime battaglie per la normalizzazione di questo ente, per la verità, e per la normalizzazione di tutti gli enti di derivazione comunale e provinciale. Ma questi enti devono stare in regime precario, in regime commissariale, perché così fa comodo. Anzi, qualcuno ha detto che noi siamo interessati al potere, perciò vogliamo la normalizzazione degli enti. Per l'ASI in particolare devo dire che un deputato della nostra provincia ha affermato recentemente sulla stampa che è un luogo di malaffare, addirittura, tra l'indifferenza generale. Ma era inevitabile che queste società di servizi passassero da questi enti al comune e alla provincia, era un fatto che era inevitabile. Al comune, cominciando dal 1988, assistiamo
alla invenzione ridicola della funivia Reggio Campania. Non era un progetto che serviva a nessuno, era un progetto che è stato definito ridicolo e che però serviva per fare una convenzione con l'Insud e per spendere 22 miliardi, solo questo. In questa occasione la socialdemocrazia dall'interno della maggioranza ha fatto la sua battaglia insieme al Partito Repubblicano, insieme al Partito Comunista, non è stata realizzata la funivia. Poi c'è la vicenda del centro direzionale, una vicenda dolorosa che arriva fino ai giorni nostri. La vicenda del centro direzionale, in poche parole, non mi voglio dilungare, parte dall'amministrazione comunale che individua la necessità di eseguire quest'opera, la programma, la inserisce all'interno di una programmazione, chiede un contributo di 1 miliardo per affrontare le spese di progettazione, ma nel momento in cui si arriva a questo punto, quindi alla erogazione, al finanziamento di questo 1 miliardo, piove dall'alto un progetto che l'amministrazione comunale non aveva commissionato, che era stato commissionato nelle sedi al di fuori delle istituzioni e che viene portato all'amministrazione comunale da un assessore regionale socialista. A questo punto non dice il nome, a questo punto praticamente ha negato 10 B, che è la relazione che l'assessore ai lavori pubblici dell'epoca, l'assessore Avellino Dita, non dà alla prima commissione, dove riferisce nel dettaglio il particolare di questa vicenda, assumendo appunto che l'assessore regionale dell'epoca non si può sbagliare. Allegato 10B vi è una relazione allegata firma dell'assessore Vitandro, assessore ai lavori pubblici del Comune di Reggio Calabria dell'epoca, che fornisce alla prima commissione. È un partito vivo, vitale, che ha reagito bene, è un partito che penetra all'interno della società e prende consensi, anche quando, e questo è gravissimo per gli altri partiti evidentemente, anche quando non è al potere. Noi siamo stati lontani dalla giunta regionale per tanti anni, abbiamo subito una scissione, la perdita, si fa per dire, di 2 assessori regionali, e però alla fine siamo aumentati in voti e in percentuale. Per quanto riguarda la provincia di Reggio, io farei un distinguo, per quanto riguarda la provincia di Reggio non vi è dubbio che le componenti essenziali sono quelle che ho detto. Ovviamente ci sono altri fattori che concorrono poi nello scontro che noi abbiamo dovuto registrare. A Reggio Calabria durissimo, molto duro, a Catanzaro meno. C'è stata un'interpretazione nuova del Ministero delle Aree Urbane e ha equiparato l'articolo 2 e l'articolo 3 eliminando i tempi rapidi e ben determinati. Il TV su questo che cosa può dire? Ci si sta avviando, è un ordine del giorno approvato anche di recente dal Consiglio Comunale che autorizzava il sindaco ad avvalersi di una struttura di supporto, e vedremo ora le condizioni e le cause che hanno determinato questo voto. Praticamente siamo veramente preoccupati che si va verso un affidamento in concessione ad una nuova società della Italstat, della società nazionale. E quale è bonifica, può essere bonifica, può essere altra società, ma è sempre del gruppo Italstat. Noi siamo seriamente preoccupati e lo abbiamo denunziato quando nell'ottobre del 1989 abbiamo dato luogo come partito ad una conferenza stampa simile a questa che abbiamo tenuto allora nella nostra sede. I giornali allora titolavano: la socialdemocrazia butta una pietra nello stagno, smuove le acque, e da quella nostra iniziativa ne è venuta fuori poi tutta l'attività che ha dispiegato l'amministrazione Battaglia e che è stata di ampio coinvolgimento di un'inversione di tendenza rispetto alla linea assunta dai signori della convenzione che avevano voluto bonifica. I ritardi noi abbiamo affermato anche successivamente con interrogazioni e con note ufficiali del partito. Sono funzionali a ristabilire una vecchia logica che è quella di bonifica, e sono ritardi che non nascono soltanto da intese a livello provinciale, ma addirittura sono ritardi che vedono connivente anche il potere romano e lo stesso ministro delle aree urbane Conte.
perché lo stesso ha più volte minacciato di notificare all'amministrazione comunale la lettera con la quale accreditava le somme dei 250 miliardi, ma sino ad oggi ancora non risulta essere pervenuta all'amministrazione comunale una lettera di accredito di queste somme in guisa da fare decorrere da quel giorno i 90 giorni previsto dall'articolo 2 per cantierare i lavori. Quindi c'è dietro questo ritardo, noi abbiamo sostenuto e denunziato il tentativo di ricomporre un'intesa tra i signori delle convenzioni che non sono frutto soltanto di una realtà locale, ma che nascono da un forte intreccio di poteri romani che incalano e hanno i loro cavalli di Troia nella nostra provincia. Quindi noi, ecco, con molta chiarezza, diciamo che è in corso anche in ragione di questi ritardi che abbiamo denunziato e che scavano sotto gli occhi di tutti. Chi di voi non ricorda quando il 6 di gennaio eravamo in consiglio comunale a votare con ansia i progetti perché c'erano tempi perentori previsti dalla legge? Chi non ricorda che noi entro febbraio poi abbiamo modificato a seguito delle richieste che ci vennero formulate dal comitato previsto dalla legge, dal decreto, e abbiamo tempestivamente nei tempi richiesti votato le modifiche alla delibera del 6 di gennaio. Il comune è stato sempre adempiente sino al febbraio del 1990. La verità è che siamo ad agosto, da allora ad oggi ci sono ritardi che marciano, che vanno in parallelo con la proposta che venisse votata in Consiglio Comunale un ordine del giorno per quella struttura di supporto che ancora non è stata ben definita, non è stata chiarita, non è stata presentata all'opinione pubblica e alle altre forze politiche. Elia. Dopo l'impegno dell'amministrazione di rivedere anche i vostri programmi, di alleanze, per esempio nei maggiori comuni della provincia o anche della regione, perché altrimenti il nostro dottorato bisognerebbe anche di capire poco, di non capire a fatto quello che sta accadendo. Per esempio, quando andate a sostenere il comune del Magliare, non ha senso, la giunta Mancini, quindi chiariamo anche questo aspetto, che è politico della vostra iniziativa. Noi sull'argomento abbiamo tenuto proprio di recente alcune riunioni di esecutivo regionale. Abbiamo già indetto per il prossimo mese di settembre la riunione del direttivo regionale che chiarirà appunto il sistema del rapporto di alleanze con gli altri partiti, in attesa che il direttivo regionale vada a definire questo nuovo sistema di alleanze e questi rapporti nuovi che la socialdemocrazia, alla luce di questi eventi, andrà a riflettere. Noi abbiamo congelato la situazione presente negli enti locali di Cosenza e di Catanzaro, dei comuni e delle province, fermando sino al momento, congelando alcune spinte presenti anche nel nostro partito che miravano a rivedere subito, tempestivamente, iniziative maturate come quelle a Cosenza, al comune e alla provincia, e quindi di un ritiro della socialdemocrazia da quelle maggioranze. Il nostro partito, quindi, credo entro il 20 di settembre, questa è la data di riunione del direttivo regionale, assumerà le determinazioni del caso. Sino al momento lo abbiamo dichiarato anche in consiglio regionale, sia io che il collega Tursi Prato, abbiamo registrato da queste vicende politiche la inaffidabilità della Democrazia Cristiana così come viene rappresentata oggi. Abbiamo denunziato anche la pericolosa strada imboccata dal Partito Socialista, che tradisce una indicazione precisa del suo elettorato. Abbiamo rivendicato in questo momento una posizione autonoma della socialdemocrazia, che si schiera e si pone come partito sempre di governo in una posizione di maggioranza come forza propositiva. Noi siamo molto attenti ai problemi. Siamo convinti che azionando la nostra capacità di proposta sui grandi temi riusciremo a realizzare fatti sconvolgenti, se volete, anche all'interno degli stessi partiti di maggioranza, e a realizzare in prospettiva maggioranze nuove ed alternative a quelle esistenti, sia a tutti i livelli nella regione. La domanda andrebbe posta al PSI, il quale riconosce buono il PSI a Cosenza, non è buona a Reggio Calabria. Magari.
La mia domanda, volevo fare è questa, non è ancora politica. Il PSD non ritiene di avere forse commesso un errore tattico nel non avere chiarito quali erano le pregiudiziali di spinta della PC del PC subito dopo quelle formazioni 5 agosto, anziché attendere un mese quasi subordinando queste estremamente di chiarimento alla trattativa di corso della regione. E poi, se il PD oggi pare giustamente attestato sul problema di programmi, come si potrebbe giustificare domani un parallelo di posizione tra ad esempio le giunte provinciali e comunale di Cosenza con quelle di Reggio Calabria, comune provincia e della stessa regione? Parrebbe più come un politico anziché una fondamentale disimpegno, anziché una visione politica ancorata alle problematiche che qui sono state esposte dalla regione Chiaretti. Ecco, la mia domanda è questa, se nel PSD c'è certamente un dibattito travaglio che punta al superamento delle funzioni emotive per invece affermare i programmi che vanno fatti con interlocutori. Non vi è dubbio. Io non ho capito bene la domanda che riguarda l'errore tattico, perché il 5 agosto praticamente sono finite le trattative. Il 5 agosto praticamente c'è stato notificato in effetti che non c'era nessuna volontà di aderire alle nostre pregiudiziali, per cui hanno scelto una strada diversa. Quindi noi... C'è stato, diciamo che ci sono state le ferie, c'è stato il mese d'agosto, noi abbiamo ritenuto di fare alcune dichiarazioni, c'è stata anche una mia intervista, c'è stata una dichiarazione dell'esecutivo che ha tentato di spiegare in qualche modo la situazione, oggi siamo arrivati con un po' di ritardo a questa conferenza stampa. E certo, la socialdemocrazia ritiene di dovere effettivamente svolgere al proprio interno un grosso dibattito in questo momento, perché gli avvenimenti politici sono quelli che determinano poi le scelte anche di un partito. Noi stiamo maturando ovviamente, e l'ha detto l'onorevole Romeo, stiamo maturando all'interno del partito una nostra strategia, una nostra linea politica. Non vi è dubbio che la riunione del comitato direttivo regionale e devo dire anche la riunione del comitato direttivo provinciale che faremo anche ai fini di settembre traccerà le grandi linee di quelle che devono essere i comportamenti del nostro partito in sede regionale e nelle diverse province. Abbiamo anche detto che non possono esistere comportamenti diversi, almeno per quanto riguarda i grandi enti del nostro partito, alla regione e nei comuni capoluogo. Cercheremo di tracciare delle linee convergenti, per cui il nostro partito assumerà comportamenti, dei comportamenti adeguati in tutti questi grandi enti alla regione. Noi siamo perché si realizzi un'alternativa politica in Calabria, noi siamo perché vengano realizzati quei programmi che noi abbiamo evidenziato e certamente questo momento oggi di pausa che abbiamo dovuto registrare è un momento che ci servirà per fare le future scelte, che saranno coerenti con le nostre posizioni, certamente coerenti con le nostre posizioni. Franco Calabroni, grazie. Fino a qualche tempo fa. Ma sull'argomento non c'è dubbio che nel 1987 ad iniziativa dell'onorevole Franco Quattrone è stato lanciato un grido d'allarme sulla presenza nella nostra città di una sovrastruttura da lui denominata superpartito. Un giornalista imprudentemente ha ritenuto di fare sulla stampa di Torino alcune illazioni con alcuni nomi, lo stesso giornalista non più tardi di 4 mesi fa ha rimborsato, è stato praticamente condannato e allo scrivente che lo aveva querelato, per la verità, ha rimborsato sia le spese sia una somma a titolo di danno morale che il sottoscritto non lo ha reclamizzato perché non è nel mio costume, nel mio stile. Ha dimesso ad una opera di beneficenza presente nella nostra città. Ma a prescindere da questi riferimenti sull'argomento possiamo
chi lo desidera può avere da me copia di quanto vado ad affermare, ma a prescindere da queste, diciamo, da questi riferimenti specifici, la verità è che chi leggerà attentamente questo dossier ha modo di registrare e di rilevare che, a prescindere dalle parole vuote che a quell'epoca sono state affermate da un personaggio di spicco della nostra regione, che oggi assume addirittura la veste di segretario regionale della Democrazia Cristiana, parole vuote che tra l'altro poi sono state annacquate nella dichiarazione che lo stesso ha reso al magistrato che lo ha interrogato per chiedere chiarimenti su questa vicenda. Io anche, sono atti pubblici, copia delle dichiarazioni che lo stesso personaggio ha reso nella immediatezza dei fatti al giudice Macri, che lo interrogava per chiedere contezza sulla vicenda, e in quella circostanza ha precisato la definizione e la portata politica di quella sua affermazione. Noi non siamo sul piano della genericità, come ha fatto questo illustre personaggio politico regionale. Noi qui sul piano e sul terreno squisitamente politico denunziamo la esistenza nella nostra città da anni di forze che premono per governare e per gestire alcuni flussi finanziari utilizzando le società di servizio. Questo noi lo diciamo con chiarezza. Chi tra voi qui non sa, non conosce, al di là delle cose che qui noi oggi abbiamo scritto e che, se voi avete l'amabilità di andare a leggere questo umile, modesto sforzo che noi abbiamo compiuto, chi di voi non sa che dietro ogni cosa che il nostro segretario che è qui ha denunziato, fallita o riuscita nella nostra città, c'è presente, ci sono presenti. Giuseppe Arena, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, e si può dire un ordine che ha sempre difeso la città. Qualcuno dice, ma l'interesse coincide anche con quello corporativo, invece bisogna dare a Cesare quel che di Cesare. Avete fatto bene fin qui. Ma noi abbiamo sempre cercato di rifuggire dagli interessi puramente corporativi, che noi siamo stati sempre convinti che gli interessi anche della nostra categoria, delle categorie professionali, discendessero da una condizione di interesse generale, per cui abbiamo fatto ogni sforzo per cercare di individuare sempre la strada che portasse ad un miglioramento delle condizioni generali, allo sviluppo della nostra regione, nel quale sviluppo poi naturalmente anche le categorie professionali avrebbero tratto un giusto beneficio. Senta, io sto pilluccando qua in questo librone, lo chiamo così, ma è proprio un libro bianco fatto dai socialdemocratici, dove c'è la raccolta di tutti i messaggi che attraverso la stampa gli ordini hanno dato, anche il vostro. Per esempio, le dicevate negli anni scorsi, parliamo dell'80 mi pare, dicevate la presenza massiccia e colonizzante di professionalità esterne che riescono ad accaparrarsi risorse sempre maggiori. Parlate di faccende come la Consud, per esempio, incarichi, chiedete per esempio per l'ASI il caso che la Giunta faccia chiarezza sul ruolo del region. Ma chi sono tutte queste convenzioni, questi signori delle convenzioni? Ma attraverso le società dei servizi si è individuata la possibilità di accaparrarsi ingenti risorse nella nostra regione. Sono risorse destinate alle opere pubbliche, sono risorse destinate allo sviluppo. Noi da sempre abbiamo sostenuto che queste risorse andassero prima di tutto utilizzate in maniera produttiva e razionale per lo sviluppo, e poi che fossero risorse che andavano intese nel senso più generale complessivo, cioè risorse destinate alla Calabria per lo sviluppo erano destinate alla Calabria nel senso più lato, anche e soprattutto, dal mio punto di vista, per far crescere le categorie professionali. Certamente non soltanto per realizzare opere pubbliche e per far calare qui in Calabria, come è successo, forze esterne alla regione Calabria che utilizzavano questi finanziamenti soltanto in chiave neocoloniale. Senta, il problema credo anche dell'ordine pubblico stia tutto qui, così lo dico a naso senza alcun elemento di prova. Voglio dire, ci sono gruppi, persone che si nascondono dietro sigle anche importanti. La domanda che le faccio, perché la gente capisca una volta per tutte: le convenzioni sono delle brutte cose o delle buone cose? Mi risponda rapidamente.
sicuramente delle brutte cose. Dietro le convenzioni si nasconde quell'intreccio tra gli affari e la politica che purtroppo è più devastante forse dei fenomeni malavitosi. Senta, signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, la città indicata come la città dei malavitosi, quando facciamo la convenzione aggiriamo ostacoli, eludiamo norme di legge, creiamo interessi che si intersicano, come fare per uscirne fuori? Ma intanto una maniera per risolvere questo problema è quello di rispettare la legge. Nella stipula delle convenzioni, nella maggior parte dei casi, viene elusa la legge. Nel conferimento degli incarichi professionali, la normativa italiana, seppur datata, impone che gli incarichi siano dati a professionisti dotati di laurea, iscrizione all'albo professionale e requisiti. Nel conferire attraverso una convenzione un incarico professionale ad una società, basta costituire una società a responsabilità limitata. È una cosa che si fa in 3 giorni. Con 4 soldi. Con 4 soldi. Senta, concludiamo questa conversazione. Io leggo l'indice, parlavo di questo libro, qualcuno ha parlato di bomba di Hiroshima, non mi sembra, è una raccolta pulita e ordinata, senza volontà scandalistiche, e leggo la funivia, il centro direzionale, Infrasud, ICE, Bonifica, ecco, sono i nomi simbolo delle convenzioni firmate e tutte fatte male? Sono fatti emblematici, sì. Ma queste convenzioni puzzano di non pulito? Io ritengo di sì, io ritengo senz'altro di sì. Dietro queste convenzioni ci sta quell'intreccio di cui parlavo prima, quell'intreccio tra la politica e gli affari, per cui ci sono soggetti in questa regione che contemporaneamente giocano su 2 tavoli. Allora bisogna aprire una ruspa e buttare tutto a mare, non le pare? No, bisognerebbe fare chiarezza e stabilire che chi fa politica e condiziona la politica non può poi, attraverso delle soluzioni subdole, utilizzare i proventi delle soluzioni politiche e poi condizionare la politica con i proventi degli affari. Bene, la ringrazio. Prego. E parliamo anche oggi di questo convegno assai interessante. C'è chi va ripetendo, sono occasioni che, se gestite in modo positivo, possono cambiare la città, il suo sviluppo, la sua crescita. Parliamo delle convenzioni anche con Pasquino Crupi, giornalista grintoso ma anche sindaco con esperienza alle spalle amministrative. Ecco, è un momento difficile. Io non credo che il momento della città meridionale debba coincidere con la filosofia e la strategia delle convenzioni, rispetto alle quali però non bisogna attestarsi su posizione di pregiudizio e quasi preconcetto. Noi socialisti abbiamo fatto una battaglia contro Bonifica perché avevamo ritenuto irrituale il comportamento del sindaco del tempo. Se ne ricorda, non fu fatta una convenzione, fu tutta una città data in appalto, il tentativo fu quello? Il tentativo fu quello, può darsi che questo tentativo venga rinnovato, la città avrebbe bisogno che si parlasse più di programmi che di convenzioni. E non trovo affatto scandaloso questo convegno stampa che si dà oggi il Partito Socialdemocratico. Più si discute e meglio è, i socialdemocratici avrebbero dovuto parlare un po' prima, ritengo. Io non so quando abbiano parlato, ma qui c'è una raccolta di giornali fatta in tempi non sospetti, vedo l'82, l'83, l'85, ma lasciamo stare, ogni partito ha le sue strategie, sono tutte rispettabili, ma tu giornalista che parli dell'ordine pubblico e parli delle connivenze, collusioni, collateralismi, ecco, bisogna dire chiaro e dire a Cesare, dare a Cesare quel che è di Cesare, le colpe da che parte stanno, se la politica spesso cammina a braccetto con la brutta politica e le brutte cose. Beh, insomma, può darsi che la cosa sul piano suggestivo sia stata anticipata da Umberto Eco, le cose vanno male perché i partiti politici a Reggio, quasi tutti, compreso forse anche il Partito Socialista, sono il pendolo di Roma. Se non si spezza questa pendolarità, io credo che la città
non è in grado di avviare un discorso autonomo sul proprio destino. Abbiamo buoni professionisti, abbiamo buoni imprenditori, però i lavori li fanno i signori delle convenzioni con Roma o con Milano, e questo è il fatto inspiegabile. Beh, storicamente è spiegabile, perché c'è una emarginazione non soltanto economica e sociale del Mezzogiorno e della Calabria, ma anche un'emarginazione culturale. Quindi è tutto già visto, anche se non ci dobbiamo rassegnare. E non rassegnarsi significa però che anche le strutture culturali di questa città dovrebbero agitare problemi, cercare di più l'opinione pubblica, non attraverso però i soliti discorsi. Bene, che scriverai sul tuo giornale, così concludiamo, su questa conferenza stampa che agita temi che fanno inquietare non poco tutti? Ma io non ho ancora letto gli atti, non ho ascoltato le conclusioni della conferenza stampa. Scriverò quello che abbiamo sempre scritto, che la città ha bisogno di essere pulita, e noi appoggiamo tutte le forze politiche pulite. Ciao, buon lavoro. Nel libro bianco del PSD trova ampio spazio anche il giornale di Calabria, citato anche Enzo Lagaria. Ribadisci le cosiddette cose brutte, hai scritto tu, sugli appalti, le convenzioni. Sì, non c'è dubbio che la questione degli appalti nasconda interessi poco puliti. Basta anche fare riferimento al modo come sono state concluse le crisi politiche al Comune di Reggio, alla provincia, nella stessa regione, per comprendere che oggi si è creato un maggiore connubio, un più stretto connubio tra affari e politica, e questo naturalmente suscita le perplessità, le preoccupazioni, l'alto rischio a cui fa riferimento oggi il PSD in questa sua conferenza stampa. E dunque un problema questo delle convenzioni, i signori delle convenzioni sono state definite. Ma scusami, li conosciamo i signori delle convenzioni, perlomeno attraverso il nomignolo, attraverso altre indicazioni, sigle, ecco i signori. La gente vuol sapere, ma chi sono i signori delle convenzioni? Beh, non c'è dubbio che ci sono riferimenti precisi a parlamentari di alcuni partiti, il Partito Socialista ad esempio, che ha carteggiato progetti come quello della funivia, un progetto ridicolo. Che sarebbe la funivia? Reggio Cambaria? Sì, si sarebbe voluto appunto collegare Reggio Cambaria con una funivia, però nel momento in cui si sta facendo la strada super veloce, quindi uno strumento che sarebbe stato costoso e inutile, perché impiegava molto più tempo il cittadino per spostarsi a Cambaria con la funivia anziché con la super veloce. Bisogna ammettere che sarebbe una convenzione veramente non assurda questa. E altre convenzioni che puzzano a tuo avviso? Quella diciamo è caduta, ma poi c'è stata quella di bonifica del sindaco Lecuo, quando si tentava di appaltare tutto il decreto Reggio alla società bonifiche, che poi è caduto per l'opposizione delle opposizioni al Consiglio Comunale, e nel caso specifico anche del Partito Socialista Democratico Italiano. Il centro direzionale? Anche quello, diciamo, è stata una cosa più subita che voluta dalla città. La città certamente ha bisogno di un centro direzionale, ma dovevano essere i Reggini, il Consiglio Comunale, a stabilire dove doveva essere costruito questo centro direzionale. Ti risulta sia arrivato una volta un camioncino, non so da quale parte, con dentro i progetti già fatti, come se non avessimo né ingegneri né architetti? Sì, si è detto di questo camioncino, e tra l'altro sarebbe venuto proprio qui al Miramare, dove c'era presente il senatore Zito e tanti altri esponenti. Io questo non lo dico, non per codardia, non lo dico perché non lo so. Sì, l'ho visto io per caso, perché c'era un'altra conferenza stampa, si parlava anche lì di aggiustare vicende politiche, eccetera. Quindi, non leghiamo i camioncini alle persone né ai senatori, diciamo soltanto che il giornalismo a Reggio ha denunciato spesso, ma con scarsi risultati però. Sì, non soltanto noi giornalisti, ma anche determinate forze politiche hanno denunciato questi connubi, e anche se non sono state fatte con precisione nomi, certamente chi di dovere, in questo caso la magistratura, l'alto commissario per la mafia, avrebbero dovuto fare il loro dovere sino in fondo, e questo è mancato. Bene, per non diffondere notizie tendenziose e che sia allarme sociale immotivato, siamo qui a discutere delle convenzioni fatte e di quelle che si vogliono fare ancora. Che dice il giornalista Lagaria ai suoi concittadini? State cauti, tenete gli occhi aperti, che possiamo dire alla gente? Gli arriva notizia bomba in casa, la città in appalto, e noi che facciamo? Ecco, in primo luogo il cittadino dovrebbe essere responsabilizzato nella sua coscienza civica,
Indubbiamente avere votato in un certo modo ultimamente incoraggia queste partite dell'affarismo e della commistione tra interessi privati e politici. Oggi c'è da vigilare e naturalmente da sostenere quelle forze con forza, diciamo con maggiore decisione, quelle iniziative, quelle manifestazioni che saranno fatte, immagino, dalle forze politiche a sostegno di una politica diversa, dare un ruolo veramente autonomo agli enti locali, consentire a questi di essere espressione diretta, specchio della città. Ecco, il cittadino, a mio parere, dovrebbe chiedere con forza di essere protagonista della vita politica di rinascita della città di Reggio. Bene, continuiamo le battaglie, ognuno per la propria parte. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Facendo per esempio.